Per le parole di Carpronai voglio presentarvi la canna che ho sviluppato per la Century, una nuova versione da 13 piedi, 3 libbre e mezzo. Century mi ha permesso di sviluppare una canna utilizzando blanche di ultimissima generazione con una produzione effettuata in autoclave. Di conseguenza, in blank è stato inserito in un ambiente ad alta temperatura ed alta pressione, all'interno del quale le resine di cui è cosparsa la canna hanno avuto modo di essere assorbite perfettamente in modo omogeneo. Ne risulta una canna dall'azione molto regolare, molto molto affidabile e di conseguenza duratura nel tempo, che non presenterà mai delle discrepanze tra i vari strati di vernice di resina nei vari settori della canna. La canna è ovviamente una due pezzi. Andiamo a visualizzarla nella sua generalità. Placca portamulinelli. Ovviamente ho scelto una placca portamulinelli Alps, molto elegante, sobria, colore Gunsmoke, canna fucile, che è in grado di portare mulinelli di tutte le misure. Affidabilissima, conosciuta, e queste sono probabilmente le migliori placche portamulinelli attualmente in circolazione. Piccolo vezzo, chiaramente la firma, ed è l'unico punto in cui potrete vedere questo che forse potrebbe risultare per alcuni un disturbo, è serigrafata in laser. La canna non presenta nessun altro tipo di colorazione o di diversificazione. Andiamo agli anelli. Ho scelto i Fuji Sick K di ultimissima generazione. Sono anelli molto particolari, completamente anti-tangle. Cosa vuol dire? Che la loro struttura fa sì che il filo, anche se si dovesse casualmente aggrovigliare durante la fase prelancio, verrebbe a liberarsi immediatamente proprio per il particolare design dei vari ponti. Sono anelli eterni, veramente indistruttibili, ovvero per poterli distruggere serve veramente una martellata o una grossa pietrata sopra. La serie è composta da 6 anelli, partono da un diametro 40, arrivano a un diametro classico 12. Andiamo a vedere da vicino il cimino. Il cimino è molto robusto, come si può vedere, molto particolare, in grado di assorbire sia il nodo dello shock leader, sia quando il nodo dello shock leader è sporco da vegetazione o materiale di disturbo. Azione della canna nella sua generalità. Chiaramente mi sono rivolto a quel tipo di azione che ho sviluppato in tutti questi anni anche in altri modelli. Azione parabolico progressiva, quindi un manico particolarmente performante, rigido, e una cima che gradualmente flette per poter assorbire le eventuali fughe. Sto utilizzando questo tipo di azione da tanti anni, che ormai è diventato una sorta di standard per tanti, perché permette un lancio molto preciso e accurato, un facilissimo controllo della preda, perché il manico tenderà sempre in qualsiasi fase a richiamare la cima, e quindi noi dovremo far altro che lasciare che la canna compia il suo lavoro di ammortizzatore per stancare l'eventuale preda. Vai. Chiaramente una canna da 13 piedi, 3,5 libbre è destinata ad impieghi molto pesanti. Piombi anche oltre 350 grammi, grandi fiumi con corrente, grandi laghi per pesche veramente estreme. Un attrezzo non per tutte le situazioni, molto specialistico. Perché? Perché chiaramente è disegnata per questo tipo di impiego pesante, estremo quasi. Ora la vediamo in azione nel lancio. Mi piace, beh, di questa canna c'è poco da dire, è la massima tecnologia disponibile, la massima componentistica disponibile, un prodotto di altissimo livello, indiscutibilmente, a prescindere da chi l'ha sviluppato. Mi piace meno, beh, chiaramente per poter arrivare a una canna di questo livello l'investimento è piuttosto oneroso, quindi sicuramente il prezzo.